Fermo 34esima cavalcata dell'Assunta, la città fa davvero un salto indietro nel tempo ed oggi, giorno di Ferragosto, le 10 contrade si sfidano in un palio contesissimo ed estremamente ambito. Diamo spazio quindi alle parole dei protagonisti, in particolare del neosindaco Paolo Calcinaro e di una rappresentanza dei tantissimi turisti e visitatori che sono giunti qui a Fermo per questo che è un vero e proprio evento. Un suggestivo tuffo nel Medioevo più autentico, una passione popolare che rivive con incredibile vitalità. La partecipazione di una città intera ad un evento sentitissimo, questo ed altro è la cavalcata dell'Assunta, la rievocazione storica che affonda le sue radici nel documento più importante che le è stato dedicato, la pagina miniata, datata 1436, una sorta di fotografia di ciò che rappresentava allora il palio. In estrema sintesi una dimostrazione fastosa ed eloquente della ricchezza e della potenza di un territorio ed al contempo una testimonianza di culto per la patrona celeste festeggiata ogni 15 di agosto. Dal 1982 la cavalcata è tornata ai consueti splendori grazie all'attività di un comitato che ha saputo creare attorno al palio una serie di iniziative collaterali che ravvivano Fermo per tutti i giorni antecedenti all'evento conclusivo. Ed allora segnaliamo le cene di contrade, il concorso fotografico e soprattutto il corteo storico, coloratissimo ed animato da centinaia e centinaia di figuranti. Attorno a loro due ali di una folla che con un occhio ammirava i costumi d'epoca e con l'altro magari scrutava un cielo minaccioso sì, ma che non ha impedito il regolare svolgimento di tutto il programma. Prima cavalcata da priore dei priori per il neosindaco Paolo Calcinaro, anche lui rigorosamente, e ci mancherebbe d'altro, in tenuta da sfilata. Ha una triplice valenza, riesce a riunire i vari quartieri, le contrade di Fermo tra loro, poi a riunirli tutti insieme per qualcosa di straordinario nei confronti della città e poi naturalmente l'aspetto turistico. Quest'oggi sono presenti moltissimi turisti, moltissimi stranieri come negli scorsi giorni di celebrazioni del palio e quindi per noi ha una valenza fondamentale questa manifestazione. Momento anche di aggregazione, 6 quartieri cittadini e 4 in rappresentanza delle frazioni. Sì, assolutamente, ma la bellezza del palio è che tutte e 10 le contrade si sentono parte di un incredibile evento. E fatemelo dire, lo posso dire io che sin da bambino ho sfilato per la mia contrada, prima come me Armigero, no? E poi come sempre protagonista nel corteo, quindi oggi trovarmi a Podestà insomma mi fa un certo effetto. Sensazioni per questo tuo esordio appunto da Podestà? Ma bellissime, un percorso pieno di facce note e sentire insomma l'entusiasmo della gente è veramente quello che ti dà una grandissima carica. Capisco che è quasi un'intervista sportiva, però la sensazione è quella. Palio dell'Assunta a Ferragosto, però in realtà si parte molto molto prima, sono giorni intensissimi per tutta la città di Fermo. Abbiamo vissuto delle giornate con un pieno di pubblico, di solito c'è sempre, ma mi hanno sottolineato quest'anno veramente un attaccamento straordinario della città durante le osterie, durante la serata del Gallo d'Oro, durante l'estrazione dei cavalli, durante anche il corteo notturno di ieri. Non può che far piacere come amministratore ma anche come cittadino fermano. Che giudizio dai di questa affluenza di turisti, di visitatori che mi sembra, ripeto, cospicua? Io credo che le Marche da ormai 2-3 anni a questa parte stiano passando un momento d'oro per il turismo, soprattutto quello estero. Ora toccherà a noi marchigiani, noi amministratori marchigiani, saperlo sfruttare al meglio, saperlo mettere a sistema, diciamo, no? Su questo magari noi marchigiani, grandi lavoratori, ma meno con capacità di minor marketing dal punto di vista turistico, siamo un po' indietro rispetto ad altre regioni d'Italia, dobbiamo per forza cercare di metterci a pari. L'auguro più bello vinca il migliore, ovviamente, visto il tuo ruolo super partes adesso. Diciamo così, poi un pensiero alla mia contrada ci va sempre, questa è una deformazione professionale. Pubblico quasi da record, la giornata incerta ha tenuto lontano dal mare il grosso dei villeggianti e il risultato della folla strabocchevole che vediamo. Where are you from? Germania, Augusta. The first time in Fermo? No, l'anno scorso eravamo qui per 2 mesi. The first time per cavalcata dell'Assunta? Sì,
però ho visto il film su YouTube tante volte. È di Fermo lei? No. Di dov'è? Vicino a Roma. Prima volta che viene a Fermo? Sì. Che impressione ha della manifestazione della città, di tutto il resto, a parte la pioggia che minaccia? La città è bellissima e la corsa dei cavalli staremo a vedere. Di dov'è? È della zona, Fermo. Quindi conosce bene la cavalcata del Sud? Beh, è la prima volta che vengo, sinceramente. Ah, la prima volta che vengo? La prima volta che vengo in assoluto, anche se abito qua vicino. Di dov'è? Fermo. Quindi conosce benissimo la cavalcata? Abbastanza. Ed ha una predilezione particolare per quale contrada? San Bartolomeo e Molini Girola. 10 le tradizionali contrade cittadine che si sfidano per il palio. Alle tradizionali e storiche sei della città, San Martino, San Bartolomeo, Pila, Campolegge, Fiorenza e Castello, se ne sono aggiunte 4 dette foranee, ossia situate al di fuori delle mura cittadine: Capodarco, Molini Girola, Campiglione e Torre di Palme. Semplice la formula, 2 batterie eliminatorie con la partecipazione di 5 contrade ed accedono alla finale le prime 2 classificate più una quinta che scaturisce dal sorteggio tra le 2 contrade giunte al terzo posto. Il percorso è al contempo breve ed insidioso, misura 850 metri con partenza da Largo Stiglio Ricci ed è tutto in salita, raggiungendo dopo il mitico curvone lo striscione di arrivo. Il tutto in poco più di un minuto, che è un condensato di emozioni e di adrenalina. L'abbinamento cavalli contrade è avvenuto in un altro momento tipico di questo evento, la cosiddetta tratta dei barberi. Giunge quindi il momento più atteso, quello delle corse. Ricordiamo che nell'Albo d'Oro San Bartolomeo vanta la conquista di 6 drappi, 5 successi per Torre di Palme, 4 per Capodarco, Campolegge e Campiglione. Quest'ultima ha trionfato nell'edizione 2014 grazie a Mistero, montato da Cristiano Di Stasio. Nella prima batteria successo per i giallo-verdi di Torre di Palme con Freezer, che ha preceduto Capodarco con il nonno. Va al ballottaggio Castello con Genius, mentre vengono eliminati Campolegge e Fiorenza. Tuoni e fulmini all'orizzonte, ma nel centro storico di Fermo non più di una leggera pioggerella, nonostante i tanti timori. Seconda batteria è successa a San Martino con il cavallo Canarino Mannaro, che precede di un soffio Molini Girola con Ispanico. Al sorteggio Pila, premiata poi dalla sorte con Balla coi lupi, mentre escono subito di scena San Bartolomeo e Campiglione. Finale mozzafiato, il mossiere Renato Piccolotti da Castiglion Fiorentino dà il via e prende subito la testa a Capodarco con Silvano Mulas, che non molla la presa per il tripudio del Rione, situato a nord-est di Fermo, che torna a vincere la cavalcata dopo 6 anni. Un trionfo particolarissimo che giunge a pochissimi giorni di distanza dalla morte di Lorenzo Cicconi, 44 anni, capodarchese e perito in un drammatico incidente stradale. Sentiamo il fantino Silvano Mulas, che ha vinto anche il premio dedicato alla memoria di Paolo Ridolfi, ed il priore del quartiere di Capodarco, Maurizio Balacco. Siamo riusciti a partire bene e abbiamo sempre tenuto la posizione fino in fondo. Il cavallo è andato forte, ha reagito fino all'ultimo e ce la siamo meritata. Neanche la pioggia vi poteva fermare? No, forse oggi neanche la pioggia. È una vittoria particolare, giunta in un giorno particolare. Forse non solo la Madonna dell'Assunta vi ha aiutato dall'alto, vero? Sì, sicuramente. Oltre che un giorno, io direi una settimana. Lo dicevo prima dei suoi colleghi. Ci ha lasciato Lorenzo e ha lasciato un vuoto praticamente incolmabile a Capodarco. Prima di lui ci ha lasciato una mamma di famiglia nella stessa settimana. Quindi diciamo che eravamo un po' appesantiti da questi lutti continui. E ci serviva qualcosa di bello per poter tirare via tutto il brutto che avevamo addosso, ecco. Poi ringraziamento va ai ragazzi. Io non ho le braccia abbastanza grandi per abbracciarli tutti contemporaneamente, ma li abbraccerò uno alla volta. È un gruppo dei ventenni, quindi sono cresciuti in contrada da piccolini, facevano i tamburini, sono entrati nel direttivo e ci hanno sputato sangue, se posso dirlo. Comunità piccola la vostra, molto unita. È piccolissima e molto unita. Io lo dico, non me ne vergogno, però io non sono originario del Capodarco, io sfortunatamente per loro sono San Giorgese, però mi hanno adottato, mi hanno voluto subito bene, io ho cominciato dal fondo della corteo e sono arrivato a far priore, grazie a loro, perché intanto se non c'hai loro non puoi andare avanti. E ringrazio tutti, i giovani, gli anziani di contrada che comunque sono lì che anche se non possono più dare una mano, comunque un ciao la mattina quando esci dalla sede per andare a sfilare, te lo dicono e ti dicono un forza. Stamattina dei vecchietti in panchina mi hanno detto: mi raccomando, comportate bene. Mi sono comportato bene, spero. Non dimentichiamo cavallo e fantino. Sì, certamente, soprattutto loro. Io l'ho detto ai ragazzi, lo ripeto, sono stati bravissimi. Il cavallo c'era, il fantino l'abbiamo voluto fortemente, l'abbiamo cambiato quello che c'era con quello in corsa. E siamo stati contentissimi.
Non trovo altre parole da dire, tranne che penso che si veda dalle facce loro come sono contenti. Era tanto che lo aspettavamo. Negli anni ci siamo piazzati bene, l'anno scorso ci è andata un po' male, quest'anno doveva essere per forza il nostro. Pur con un pizzico di dispiacere, di dolore nel cuore, questa sera festeggerete come? Qui a Capodarco? Allora, da prassi adesso andremo in chiesa, da noi. Poi torneremo qui in piazza perché è giusto far vedere la contrada vincitrice qui in piazza a Fermo, perché comunque facciamo parte di questa comunità. Andremo in chiesa perché c'è da ringraziare un sacco di persone, tra cui Lorenzo. Va agli archivi dunque la 34esima edizione della cavalcata dell'Assunta. Mentre si sta procedendo al ripristino della sede stradale lungo il percorso, la festa di Capodarco prosegue in piazza con la morte nel cuore, un entusiasmo davvero irrefrenabile.